Dai, io togli sto ciaffo però, sto io devo lavorare, non è che sono Io sto qui, guardando eh. un film, adesso lo tolgo. Che aperitivo. Grazie. Cioè, qui spacca un aperitivo così, Porca. Guardate che roba. Filo, ti piacerebbe essere qui, Bella. Esatto, mi piacerebbe essere qui. Che sorpresa ragazzi oggi. Oggi c'è una gran sorpresa. Ci abbiamo. Oggi gran sorpresa. Mi sono portato Filo con me. Perché? Perché oggi facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto. Mai. Siamo tornati da Roby, officina del caffè, perché voglio fare un video sul suo aperitivo. Perché mi ha detto che è fuori di testa. E allora io quando c'è ste robe impazzisco. Roby è lì ragazzi. Ah no, quello è Filo, scusate. 113, Queste qua, Roby è qui, è quello, officina del caffè, ed è lui. Dai, andiamo dentro. Dai, io togli sto ciaffo però, sto io devo lavorare, non è che sono Io qui, sto guardando un film, adesso lo tolgo. Siamo dentro l'officina del caffè. Adesso ho chiamato Roby Porca troia, mi sta strozzando. Io di solito durante l'aperitivo prendo sempre un frizzantino, una bollicina, però oggi mi voglio sbizzarrire, anzi voglio far sbizzarrire Roberto, voglio vedere che cosa mi prepara. Adesso appena arriva poi ve lo dico, eh. Senti Roby, Dimmi. allora, cosa mi fai come aperitivo? Considera che io prendo di solito sempre solo le bollicine, però oggi Esatto. mi voglio esprimere, fammi qualcosa io. Io se voglio una discreta cantina di bollicine, da un livello normale medio fino a salire dove vuoi. Arrivo anche molto in alto se ti piacciono le bollicine. No, Oppure, se no. no, bisogna fare un aperitivo, un cocktail, un Moscow Mule, uno spritz, un Moscow Mule. Non lo so. Ragazzi, non vedo l'ora di chiapparmi, sera, non vedo l'ora di chiapparmi per il culo perché io non conosco gli aperitivi, perché io conosco le bollicine. Vada per il Moscow Mule, per quello. Non so Il come si mulo chiama. sovietico, Ok, va bene, perfetto. Lei scusi? Ah, lo spritz, dai, lo spritz. Vado, Ma lo preparo spritz Ma lo ci prendo. porti qualcosa da mangiare anche oppure così Di solito noi secco? abbiniamo sempre qualcosina. Fai, porta un po', fammi Va vedere un bene. po'. Dai, aspetta che vengo. Ma si può filmare mentre Come fa il no? Moscow Mule? Certo, prego. Ragazzi, io vado a vedere. E lo metti anche lì? Cosa ci va lì? Considera che io non l'ho mai bevuto quello che tu stai facendo. Non l'ho mai bevuto. Non so neanche con cosa è fatto. Ma immagino sia fatto con un po' di ghiaccio. Un po', giusto un po'. Allora, dai, elencami cosa ci va. Cos'è questo? Facendo lo spritz. Ah, scusa. Io, cazzo, chiedo. Dai, sarà. Prosecco. Questo è per te, Filo, lo spritz, Sì. eh? Bella questa, mi è piaciuta. Brava. Ecco, qui siamo al Moscow Mule allora. Che Esatto. cos'è quello che hai messo adesso? Vodka. Vodka. Quindi, ragazzi, è lei, vodka. Vodka, vodka. Ginger beer. Ginger beer. Hai capito, Filo? Ginger beer. Cioè, io dovrei bere sta roba? Ah, limone. Il lime. Oh, il limone e lime. No, è limone quello. Che organizzazione, porca miseria. Io ho mai bevuto il Moscow Mule, ma voi vi rendete conto? Vi rendete conto? Dico, mai, mai. Cioè, io mi dovrei bere sta damigiana di roba? Sì. Passa la Allora, corriera da qua. per bere quella damigiana di roba, io pensavo alla stuzzicheria, dato che è abbondante il ponte, è andato leggermente abbondante, quindi magari. Quindi mi hai fatto da mangiare abbondante? Sì, sapevo io. Sapevo io. Se poi ti Ho portato rinforzo apposta. arrivo Dai, subito, vai, 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 vai. pronto.
Sì, io ragazzi, il rinforzo è lì. L'abbiamo portato a posto. Filo oggi busca, ragazzi, busca. Roby, spiegami. Sì. Aspetta. Allora, per due tartine un pochino miste con crema di funghi porcini. Qui è scamorza affumicata con frutta senapata. Ok. Qui abbiamo del salamino piccante. Qui abbiamo del formaggio di capra con cipollina di Tropea. Dio boh. Quello è formaggio Dammer. Quello è una salsa piccante, sì. Un salamino nostrano con rucola e... bello quel salamino lì, mi rucola piace. Rucola e aceto balsamico. Poi? E quello è un misto di fritto, ci sono dei capperi, ci sono delle pepite di formaggio, ci sono dei cavolfiori fritti, delle cipolline. Io boh. Buon aperitivo. Grazie Roby. Grazie. Che aperitivo. Grazie. Cioè, qui spacca un aperitivo così, eh. Porca. Stavo cominciando, ma Roby mi fa vedere la versione un pochettino più per quelli che mangiano di meno, per quelli... Bella, bella, mi piace. Mi piace. Beh, preferisco la nostra però, preferisco. Grazie. Molto meglio. Questa per uno. Sì, 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 sì. Buono però. È buono, Tom, mi sa di... Ma ragazzi, è buono però, eh. Non lo vedi? Com'è? Buono, cioè non è... è alcolico però... Questo è uno spritz. Buono. E basta d'estate. Madonna. Buono. Praticamente vodka e gingerino, in sintesi, no? Vodka, gingerino e lime e pompelmo. E lime. Allora... cominciamo. Ma senza l'ordine, questo, dai, se no... No, io voglio sentire subito questo, roba, che mi è piaciuta subito. Guardate che roba. Bella. Filo, ti piacerebbe essere qui, eh? Esatto, mi piacerebbe essere qui. Filo, stai dicendo... scusa. Buono. Allora, pane. Il pane, infatti, il pane mi sembra più un pan carré. Tipo integrale o qualcosa del genere, che è diverso da quest'altro. Sì, quindi tipo un pan carré. Sta molto bene, sposa molto bene. E, c'era sopra il salame un filo di aceto balsamico, ma quello denso. Quello denso. Non la glassa di aceto balsamico, vedi? La glassa. Vedi? La glassa, la glassa. Perché io non la metto mai perché mi sta sul cacchio la glassa. Esatto. Però è molto buono in questo caso. Complimenti. Allora, te li ricordi, Filo? Cos'è? Questo? No. Che è? Olive. Funghi. Eh? No, funghi. Mm-hmm. Funghi. Mm-hmm. Patè di funghi. Buono. Buono. Sempre sul pan carré. Andiamo a quest'altro, che c'è un pezzo di formaggio con una glassa sopra. No, questa è una marina, cioè è una glassa di amena, un candito. Lui ha detto glassa. Abbinamenti tosti, fighi. Sposano tutti molto bene, mi è piaciuto, molto buono. Questo non so cos'è, però bene. Questo è un coso di formaggi. Ha detto lui, cos'è? Scrivetelo sotto nei commenti. Secondo voi, questo che cacchio è? Io non ve lo dico, anche perché non lo so. Oliva. Salame piccante, oliva e sempre la grassa di cosa c'è? Balsamico. Quindi fa bene se balsamico. Buono, buono. Tipo le caramelle. Spurga se le balsamico. Sì, li portate dietro quando mangi quei dolci. Questa è la cipolla Tropea, eh? Con le cipolle caramellate, buonissimo questo, formaggio e cipolle caramellate. Ricotta, mi sa che era ricotta. Perché per forza lo butta giù come un coso. Come un buco nero. Beh, direi che per un aperitivo è anche tanto, eh? Picca Tommy. Picca. Questo era quello piccante. Ce la lasciate per ultimo. Grazie. Ne... porca troia.
Per ultimo, bevi qualcosa da qui? Guarda, bellino, per le noccioline. Porca buona. Vabbè, ragazzi, picca. No, non si beve sopra il piccante. Oh, madonna. Bisogna mangiare sopra il piccante. Oh. Mangia il formaggio. Guarda gli occhi, guarda gli occhi. Mangia il formaggio, dommi. Tutta roba di qualità. Sì, ma... tutto molto buono. Tutto piccante, no, tutto piccante no. Però questa salsa qui, quella rossa. Oh, ho detto la champagne. Dateci, andateci piano piano perché è di buono. Porca proprio buono. Proprio, proprio buono. Cosa mangi di questo? Come vuoi te? No, io non ne mangio i capperi. Te questo non ti piace. No, mangio, mangio. A me, cosa che non piace, i capperi. Me la fanno questa, buono. So. Ma i capperi sono buoni. Non mi piacciono. Ragazzi, non gli piacciono, sembrano... Lascia stare. Questo è il mostro mio, quello è il coglione del mulo. Filo ha detto che questi sembrano coglioni del mulo. Del mulo, da lì. Ah. Hai capito? Buoni. Beh, io non li avevo mai sentiti i capperi fritti, una cosa nuova. Sicuramente. Il risultato... obiettivamente non abbiamo mangiato. Io oggi... e non ho pranzato, quindi ho dato di morso tutto quello che c'era, non potete capire. Ti mangi anche lime adesso? No, sono lime. Mi ha preso un po' d'appetito, so fame. Adesso? No, cioè no adesso, se ho io ho fame proprio. Guarda! Oh, non riuscivo ad aprirlo. Le noccioline, ragazzi, le noccioline. Non prenderà più nessuno da questo. Io vado matto per le noccioline. Ma non si deve gustare cioè... pienamente, ma pienamente soddisfatto di questo bel aperitivo. Potete tranquillamente venire, ordinatelo pure senza problemi perché vi sazierà. E ovviamente, cosa fondamentale, importantissima, è che questo non si paga a parte, cioè nell'aperitivo, nel Moscow Mule, nel Spritz c'è compreso questo. Lui ha già detto che per noi ce l'ha fatto un po' abbondante perché erano due giorni che io non mangiavo, però l'avete visto quello reale come lo porta, più patatine questi come si chiamano in Italia, che stupido, più patatine taralli e noccioline, quindi direi che noi abbiamo cenato praticamente. Ragazzi, è come di consueto. Buona salute a tutti. Sto Moscow Mule spacca. Io sono già mezzo ubriaco. Mezzo, pensa all'altra metà. Sarà bastardo. Perché lui è bastardo qui dentro. Io ero a posto. Te eri a posto. Ho anche finito il coso qui. Cosa? Lo spritz. Allora, grissino con la mortadella. Pistacchio. Ci sono i pistacchietti sopra e la glassa di aceto balsamico. Questo puoi fare. Wow. Questo è un più. Non l'ho richiesto io, ce l'ha portato lui perché siccome ha visto Filo un po' smagrito avrà sicuramente pensato porca miseria, tocca che lo faccio un po' mangiare, lo faccio un po' ingrassare. Giusto? Sì. Buona la grassa di aceto balsamico, eh? Buono. Questo l'avrei lasciato, poi Filo mi ha detto di mangiarlo lo stesso perché questo qui praticamente è col... è col prosciutto crudo. Ottimo prosciutto, molto buono, più buono della mortadella, ma io perché non amo la mortadella, basta, è bastardo, gli abbiamo chiesto un caffè, sarà bastardo o non sarà bastardo, porca miseria. È buono. Spettacolari. Io seguo i tuoi video, Tommy.
e so che il pistacchio non ti piace. No, non mi piace. Niente, vai. Segue il mio video. Segue il mio video. Io mangio questo qui al cioccolato. Finalmente fuori. Finalmente, cioè, siamo entrati a giorno, siamo usciti a notte, perché abbiamo aspettato un po' per fare l'aperitivo. Allora ragazzi, non è una trattoria, quindi non sto a fare la chiusura, location, quello, quell'altro, quest'altro, perché non ha nessun senso. Però vi posso assicurare che un aperitivo così era un po' che non mi capitava di farlo. Cosa importante, fondamentale, qual è ragazzi? Che tu prendi un Moscow, tu prendi un insomma qualsiasi cosa prendi da bere, comunque paghi solo il bere, portano tutto quello che avete visto. fa il disturbatore portano Thomas non mangia che stupido. Allora portano Thomas il bere, 65 anni la smetti, mi fai fare sta chiusura, ma che rompi, beep. Portano il bere e paghi solo il bere, il mangiare te lo portano ed è compreso nel prezzo del bere. Non è che un Moscow costa 15 euro perché c'è compreso il tagliere eccetera eccetera, tutte le cose che ci ha portato, chiaro? Quindi ragazzi, io di posti che fanno così obiettivamente non ne conosco, parlo di Pesaro, attenti, non sto parlando di Toscana, Lombardia, no. Parlo di Pesaro, io non ne conosco, e quindi ragazzi ve lo straconsiglio, Officina del Caffè, Osteria Nuova, e dite che vi mando io sconto del 2%. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale Cecco PT. Cioè, Cecco PT. Ma che cazzo ridi?